aeroporto di Tirana. Il trimotore che reca il sovrano, dopo un arduo volo nella pioggia, atterra nell'aeroporto della capitale. Vittorio Emanuele III è ricevuto dal conte Ciano, dal generale Cavallero e dal luogotenente Iacomoni, e gli è offerto il pane ed il sale dell'ospitalità albanese. Il sovrano passa in rivista la compagnia d'onore. Il corteo reale muove verso Tirana, col re imperatore e il presidente del consiglio albanese Ferlacchi. Il podestà di Tirana legge al re imperatore un indirizzo di benvenuto e di devozione. Verso la reggia. Della sua visita a Tirana, il sovrano tra l'altro ha visitato i templi delle tre confessioni religiose. Alla moschea Suleiman è stata celebrata una funzione religiosa in onore del re imperatore. All'entrata della Chiesa Ortodossa, Vittorio Emanuele III è ricevuto dal capo della Chiesa Autocefala d'Albania. Chiesa Cattolica, il sovrano è accolto dall'arcivescovo di Durazzo e dalle supreme gerarchie ecclesiastiche del regno. Il re imperatore si reca a visitare i lavori in corso lungo la via imperiale, dove sono schierati i reparti della gioventù albanese del Littorio. Proseguendo la sua visita nelle regioni dove le truppe italiane hanno eroicamente combattuto, giunge a Durazzo.